diamo il nostro ben ritrovato a Leonardo Bedini, ma soprattutto alle sue storie e leggende marchigiane. Ciao! Ciao, ciao Francesca, ciao a tutti! Dove ci porti oggi? Oggi ti porto Ancona, città di Ancona, ma per la precisione San Ciriaco. Oh, che bello, cattedrale bellissima. Esatto, sicuramente anche a chi veniva dal mare verso Ancona, la prima struttura che gli appariva era proprio in cima al colle, il Duomo di San Ciriaco, tutto fatto di pietra bianca del Monte Conero. Ma questo Duomo, non tutti sanno che contiene un sacco di miracoli e di leggende. Le prime sono legate proprio alla prima cosa che si vede, cioè i due iconici leoni in marmo rosso che sono alla base dell'ingresso, che stringono tra gli artigli uno un serpente e l'altro un agnello. Nelle fauci di questi leoni c'è appunto la prima leggenda, la leggenda del Calmucco. Calmucco era un pirata che voleva distruggere la città di Ancona, ma una volta giunto al Duomo di San Ciriaco mise una mano nelle fauci del leone di destra e questa gli fu azzannata. Di conseguenza, scappando via senza mani, la città si salvò. Da allora c'è un'usanza per i bambini di Ancona per vedere se durante l'anno sono stati buoni. Accompagnati dai genitori salivano a San Ciriaco per la festa del patrono, il 4 maggio. Per una prova di coraggio dovevano mettere un bottone in terra di fronte al leone e provare a mettere la mano nelle sue fauci. Se la mano rimane integra significa che il bambino è stato buono, se no ce ne abbiamo due di mani apposta. Ma è terribile questa storia. Questa è la più simpatica, diciamo. Poi però, chiaramente nel Duomo c'è il corpo di San Ciriaco, in teoria, il patrono di Ancona, un martire. La curiosità è che le antiche scritture riguardo a San Ciriaco dicono che lui a Gerusalemme venne arrestato e costretto a rinnegare la propria fede. Non facendolo fu percosso, torturato con il fuoco e l'olio bollente, gli viene fatto bere del piombo liquefatto, un leggerissimo accanimento, ma nonostante tutto non morì. Alla fine dovettero ucciderlo con un ulteriore colpo inferto alla testa. Tipo Rasputin, proprio. Esatto, esatto. La salma del da quella volta la salma fu trasferita ad Ancona, nel Duomo di San Ciriaco. La curiosità è che nel 79 un team di esperti ha rotto i sigilli, ha esaminato le spoglie e, che ci si creda o meno, le corrispondenze sono forti. Quell'uomo che è lì è morto 16 secoli fa a causa di un energico colpo subito al cranio e gli hanno analizzato i tessuti della trachea confermando che c'è stato del contatto con del piombo. No, vabbè. Quindi, chi lo sa, crederci o non crederci, ma ci sono anche delle prove. Però il protagonista della chiesa, nonostante sia dedicata a San Ciriaco, è qualcosa pare di ancora più potente del santo. Cioè un piccolo dipinto raffigurante la Madonna. Questo dipinto è molto famoso, fu donato al Duomo di Ancona nel 1615 da un certo Bortolo, anche lui marinaio, perché la città di Ancona, lo sappiamo, ha molte storie legate a pirati e a marinai. Questo marinaio, colto da una furiosa tempesta, invocò l'aiuto della Madonna pregando davanti a questo piccolo quadretto. Secondo la leggenda, le onde del mare si placarono, restituendogli addirittura il primo naufrago, cioè il figlio, che era caduto in acqua, e la nave riuscì a trarre tutti in salvo, approdando ad Ancona. Per ringraziare la Madonnina, Bortolo e tutti i marinai partirono scalzi in processione verso la cattedrale, dove lo lasciarono. Ma questo piccolo dipinto ad olio iniziò a raccogliere tantissimi fedeli e a forza di essere messo nella navata laterale era un problema, al punto che lo dovettero collocare dove si trova ora, in una delle navate principali. Ma questo quadretto, un piccolo quadruccio della Madonna, quanto potere potrebbe avere? Beh, pensa che ha sconfitto niente poco di meno che Napoleone addirittura. Pazzesco. Durante l'occupazione napoleonica, folle di persone andavano a chiedere protezione al cospetto di questo piccolo quadruccio. In una circostanza, nel 1796, addirittura la Madonna, dagli occhi semichiusi, sembrò cambiare espressione ed aprirli, e addirittura in un'altra occasione si animò, assumendo uno splendore meraviglioso, e le folle quindi di persone che accorrevano erano ancora maggiori. Fedeli, sacerdoti, il vicario, scienziati, esperti, perfino anticlericali dell'epoca, valutarono l'accaduto come miracoloso. Nessuno sapeva darsi una spiegazione. Questo fenomeno si protrae e diventa il miracolo Mariano di San Ciriaco, fino ad arrivare l'interesse di Napoleone, perché Napoleone dice: già che ci sono, saccheggio tutta Ancona e sto lì, guardiamo sto quadro, vediamo se qualcosa di particolare ce l'ha. Bonaparte era intenzionato a bruciare il quadro pubblicamente per eliminare ogni possibile ipotesi di aiuto da parte sovrannaturale, ma quando lo prese in mano pare che iniziò a esaminare il quadro e sbiancò completamente. Iniziarono a tremargli le mani e il grande Napoleone non è chiaro cosa abbia visto. Fatto sta che fece coprire il dipinto e ordinò di riportarlo alla cattedrale. Ma il miracolo vero, conoscendo Napoleone, fu che restituì tutto quello che aveva saccheggiato. Ecco, questo è veramente un miracolo. È un vero miracolo.
Quindi marchigiani e non, tra i leoni che vi tagliano le mani e vi fanno capire se siete stati buoni, il santo che pare sia proprio il corpo originale, una reliquia originale, e il quadro della Madonna, se cercate un miracolo al volo, cercate di mettervi alla prova, sapete che San Ciriaco è il luogo dove dovete andare. Se ha sconfitto Napoleone, io penso che una mano a voi ve la dà. Ma se non siete stati buoni, una mano ve la toglie. Esatto, ma quello basta stare lontano dai leoni fondamentalmente. Grazie mille al nostro Leonardo Bedini che ci racconta le storie, le leggende marchigiane, anche quelle che non volevamo sapere. Sto scherzando, naturalmente. A mercoledì prossimo, grazie ancora. Ciao. Radio Linea numero 1.